un'unica parola per fare effetto. Ta-da! E ben ritrovati ancora una volta con il vostro magazine, il rotocalco che tutti i giorni vi accompagna, quello di Tada, con argomenti tutti diversi ma veramente importanti per la vita di ognuno di noi. Oggi in particolar modo l'argomento principe della giornata è proprio il 25 novembre, ovvero la data che va a significare in tutto il mondo la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Questa è una tematica quanto mai importante, soprattutto alla luce degli ultimi drammatici eventi in Italia, ma non solo, che vedono come vittime purtroppo le donne, vittime di violenze psicologiche, di violenze fisiche, gravi al punto tali da perdere la vita in qualche caso, e i casi purtroppo sono molti. Ma non c'è neanche un minuto da perdere, dobbiamo subito presentare quelli che sono gli ospiti del nostro ricchissimo studio di quest'oggi, a cominciare dal nostro salottino, dove ci sono Valentina Torri dell'associazione Pronto Donna Arezzo e Teresa Bruno dell'associazione Artemisia, il presidente. Alla mia destra invece potete vedere qui c'è la dottoressa Simona Mannini. Parleremo ovviamente di violenza sulle donne, ma in particolar modo cercheremo di dare un quadro generale della figura dell'uomo violento tipico, per quanto sia possibile, per quanto sia anche riconoscibile, perché non sempre purtroppo è così. È con noi anche l'avvocato Massimiliano Manzo, con lui faremo un excursus sulla tutela appunto delle donne, su quello che prevede la legge italiana al momento, incentrando e focalizzando la nostra attenzione sull'articolo 14 e l'articolo 14 bis di questa legge. Poi c'è anche un gradito ritorno a Matilde Calamai. Buonasera. Comincio. Ciao, giornalista, presentatrice, scrittrice. E oggi qui sei in veste anche di testimone, perché tuo malgrado sei stata testimone anche di una violenza a tuo danno che non è andata a buon fine, ma sempre di violenza. Quando uno insomma ci prova a fare del male, è sempre comunque, certo, sia una violenza di tipo psicologico. Il nostro salotto, che è fatto di due parti, perché abbiamo il salottino intimo, ma abbiamo anche la nostra bellissima panca rossa, oggi è particolarmente ricco. C'è la nostra Lin, Don Carli Bondelli, la nostra astrofata. Lin, buonasera anche a te, benvenuta. Gelato, ricordati del gelato. Sì, ora mi devo ricordare del momento gelato. Molto particolare, argomento molto particolare, sì, quello di oggi. Sì, perché nel cielo abbiamo dei pianeti particolari e giustamente stasera ne parliamo, e comunque molto collegato a ciò che vi spiegherò dopo. Molto bene, poi c'è una bella corazzata, siamo tutti più tranquilli e tutti sicuri, perché ci sono Adriano Busà, Giovanni Legato, Matteo Faretini e Raffaella Usai. Loro, li vedete tutti insieme, si occupano principalmente di fare corsi, non solo per autodifesa delle donne, ma comunque in genere di autodifesa. Quindi con loro affronteremo anche il tema di come si possono difendere le donne anche dal punto di vista fisico, insomma, perché ci sembra davvero importante. Non è finita qui, alla mia sinistra abbiamo Alberto Canestro e Antonella Russognello, che hanno portato in teatro proprio il dramma della violenza. Poi ci spiegheranno come hanno fatto, da dove è venuta questa idea, a chi si sono ispirati, eccetera, eccetera, eccetera. E poi abbiamo anche una regista, Silvia Fazzi. Lei ha dato vita a questo cortometraggio molto importante, Il dono che non ho, affrontando una tematica ancora più scottante, che è la violenza sulle piccole donne, sulle bambine. Perché ovviamente quando si parla di questo tipo di violenza, quando le vittime sono donne piccolissime, si parla ovviamente anche purtroppo di pedofilia. Allora non è finita, perché poi vogliamo anche un po' alleggerire questa tematica di oggi, che è particolarmente seria, con la nostra cucina, il nostro must have di Tada. E in cucina per noi oggi abbiamo Luigi D'Agostino. Guardate che gran pezzo di chef che abbiamo stasera. Buonasera. Signore donne che siete anche a casa. Lo chef dell'Elvezia e Bristol, che oggi cucinerà lo gnudo di cavolo nero, correggimi se sbaglio, su pesto di mandorle, vongole e bottarga. Perfetto. E ci puoi proprio far venire fame fin dall'inizio tu, Proprio. Speriamo. Preparati, sì. Come dico io. Scalda le pentole e poi arriverà anche il nostro momento, come sapete, degli ultimi 20 minuti della trasmissione del vostro Tada. Dulcis in fundo, non certo per importanza, abbiamo anche Alessio Bargagli. Buonasera. Per parlare della birra artigianale della Miata, ma non solo, esatto, anche di un evento importante che si terrà dal 24 di novembre fino al 26 novembre, ma non diciamo niente, andiamo per gradi, ok? Ok.
Bene, allora, ve li ho presentati un po' tutti, quelli che sono gli ospiti, non mi resta che iniziare e vado nel nostro salottino dove ci sono appunto Valentina Torri di Pronto Donna Arezzo e Teresa Bruno, presidente di Artemisia. Buonasera, buonasera ad entrambe e benvenute. Ci siamo, questo 25 novembre è alle porte, questa giornata mondiale appunto contro la violenza sulle donne, ma prima di partire con le domande naturalmente che riguardano soprattutto l'attività delle vostre associazioni, è opportuno ascoltare per bene il servizio che abbiamo preparato, perché ci sono dati che sono quanto mai allarmanti proprio sulla violenza contro le donne negli ultimi 10 anni, numeri molto alti. 101 femminicidi tra il 2006 e il 2016, con un aumento del 22,5% solo nell'ultimo anno delle donne che si sono rivolte a un centro antiviolenza. Sono solo alcuni dei dati contenuti nel nono rapporto sulla violenza di genere in Toscana, raccolti ed elaborati dall'Osservatorio Sociale Regionale. Riguardo ai femminicidi, in un decennio in Toscana sono morte 75 donne italiane e 26 straniere, uccise dal proprio partner o dall'ex nel 76. 6,2% dei casi di nazionalità italiana, 34 i bambini che sono rimasti orfani cosiddetti speciali. Di nazionalità italiana è anche la maggioranza delle donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza, il 69,9%. Ciò che emerge poi nell'ultimo periodo è un aumento delle minorenni, da 11 casi nel 2015-2016 a 23 casi nel 2016-2017. Le donne che invece si sono rivolte ai consultori nel corso del 2016 per abusi o maltrattamenti sono 596, di cui 81 minorenni. Si registra a livello culturale un certo livello di arretratezza anche in come viene visto questo fenomeno e in come vengono responsabilizzate continuamente le donne per quanto accade loro. In totale sono oltre 4.000 le donne seguite dai centri antiviolenza in Toscana. Tra le particolarità rilevate, l'aumento di quelle con livello di istruzione medio-alto, occupate e che subiscono violenza fuori dalle mura domestiche, dall'ex o dal partner non convivente. Per quanto riguarda le straniere, sono in aumento le donne che vivono in una situazione di estrema fragilità economica perché sole e senza un lavoro fisso. Teresa, inizio da te, dall'Associazione Artemisia. Quali sono i servizi della tua associazione e soprattutto quale tipologia di donne si riferiscono a voi? Allora, la nostra associazione opera da 27 anni rispetto al contrasto alla violenza e diciamo, offre i suoi servizi a donne in situazioni di violenza, bambini, bambine e adolescenti e a donne e uomini adulti che hanno subito violenze nell'infanzia rispetto ai disagi provocati da queste violenze. I servizi che offriamo sono molto, molto vari, direi, dalle consulenze, l'accompagnamento nei percorsi giudiziari, consulenze legali, psicologiche, l'accoglienza in emergenza insieme, diciamo, a una rete territoriale con un protocollo che è gestito dal Comune di Firenze. Altri servizi sono, diciamo, servizi di supporto, il riserimento socio-lavorativo, l'accoglienza in casa rifugio ovviamente per le situazioni più a rischio di donne e bambini e poi tutta una serie di servizi di supporto che oltre ai servizi per il riserimento socio lavorativo abitativo forniscono dei supporti, per esempio la collaborazione con il banco alimentare, con il banco farmaceutico, un progetto che da anni che portiamo avanti rispetto a sostenere le donne che riprendono un percorso lavorativo, l'asilo che non c'è è un aiuto rispetto ai bambini. E poi un progetto in corso con Hauser, Abitare Solidale, rispetto alla possibilità di fare degli inserimenti abitativi insieme a persone che hanno una disponibilità di spazio in casa e che insomma, si offrono rispetto a questo. I servizi sono tantissimi perché la problematica è complessa, certo. E le risposte devono essere su più piani, quello giuridico, sociale,
quello della salute ovviamente, e questi piani vanno tenuti insieme, spesso è difficile tenerli insieme. Valentina, anche Pronto Donna di Arezzo si occupa un po' di venire incontro, di aiutare e sostenere le donne che sono in genere vittime di violenza. Hai notato che c'è aumento negli ultimi anni di richieste di aiuto? Sì, gli accessi all'associazione, che è un centro antiviolenza, quindi si occupa tout court di violenza maschile contro le donne. Tra l'altro sono molto felice di essere qui con Teresa, perché insomma Artemisia è stata un po' la nostra nave scuola, no? L'associazione che ci ha formati, e questo ci tengo a sottolinearlo, perché i centri antiviolenza adottano nel territorio nazionale una metodologia specifica e precisa di intervento, questo proprio per garantire la messa in sicurezza non solo fisica ma anche psicologica delle donne che vi accedono. E la maggior parte si riunisce in Toscana, dentro la rete Tosca, e a livello nazionale all'interno dell'Associazione Nazionale Dire. Quindi questo lo dico anche per chi ci ascolta, insomma i centri antiviolenza sono reperibili anche facilmente in rete, dentro l'Associazione Nazionale Dire, insomma è possibile trovare risposte nel territorio di provenienza. L'aumento degli accessi per quanto riguarda il centro antiviolenza Pronto Donna è in aumento ormai da diversi anni, c'è una proporzione anche abbastanza costante di aumento. Questo però noi tendiamo a sottolinearlo con piacere, non necessariamente è indice di un aumento dei casi della violenza. Ecco, te lo volevo chiedere, ma magari di più consapevolezza, esatto, e anche di più coraggio, di denuncia. Esatto, no? Noi chiaramente non abbiamo, come dire, una ricerca scientifica ad hoc, personalmente come associazione, che ci dà questo per certo, però abbiamo alcuni elementi che ci portano con abbastanza garanzia a dire questo, cioè più non solo promozione dei servizi ma anche forse fiducia nei servizi, tra cui ovviamente anche il centro antiviolenza in primis, ma anche in altre tipologie di servizi, questo grazie alla rete degli enti territoriali, che anche da noi è molto, molto forte, c'è la rete comunque provinciale nel territorio e si fa promozione in un certo modo. Quindi il dato, diciamo, dell'incremento e dell'aumento può anche voler dire questo, che è anche un po' confermato dall'ultima indagine Istat, che soprattutto nella fascia 20-30 indica questo aumento di accesso anche alle forze dell'ordine e ai servizi sociali, oltre che ai centri antiviolenza. Molto bene, poi torno più tardi ad affrontare altre tematiche importanti che naturalmente riguardano la violenza contro le donne e soprattutto riguardano tutti quei metodi, tutti quei mezzi anche di denuncia, di sostegno e di aiuto proprio a questa categoria non messa in difficoltà. Ma c'è anche chi attraverso forme d'arte come quella del teatro riesce a portare il dramma proprio e a rappresentarlo in forma artistica. È un po' il vostro caso, Antonella. Come siete riusciti a trasportare il dramma della violenza proprio in teatro? Allora, innanzitutto quella che è andata in scena ieri al Teatro Puccini è la quarta edizione di Cinque Danze contro la violenza. Questo testimonia purtroppo, da una parte, vabbè, l'attenzione, come dire, già da 4 anni a questa parte riguardo a questo tema. Dall'altra il fatto che chiaramente le cose non sono migliorate, anzi, e quindi ancor di più c'è bisogno, c'è necessità di parlare e di esprimersi contro la violenza. La chiave di volta scelta dal coreografo Alberto Canestro, che poi lo dirà sicuramente molto meglio di me, è stata quella di prendere ad esempio alcune figure di grandi donne che, nonostante un momento storico o una temperie culturale sfavorevole alla liberazione femminile, alla espressione piena delle caratteristiche, dei talenti di queste donne che erano anche delle artiste, e nonostante un contesto di violenza e di abusi subiti, sono riuscite nonostante tutto a essere pienamente se stesse, creare arte immortale che è arrivata fino a noi. Pensiamo ad Artemisia Gentileschi, solo per fare un esempio, ma poi di questo parlerà meglio il coreografo, giustamente. Perché il messaggio che si vuol dare è che la potenza, il potere delle donne è molto grande
e in tanti casi riesce ad imporsi al di sopra, diciamo, delle circostanze, ma che comunque è necessario credere in se stessi, nelle proprie capacità, nelle proprie, nella propria arte, in quello che si sa fare, per imporsi al di sopra di tutto e poi lasciare un segno nella storia. Però volevo sentire proprio te, Alberto, perché tu da sempre hai incentrato tutta la tua opera coreografica e la direzione anche artistica della tua Lyric Dance Company intorno all'esaltazione di questa figura femminile, no? Quindi dandole molto importanza, dandole massimo rilievo. Mi domando, a che cosa o a chi ti sei ispirato? Innanzitutto buonasera a tutti e grazie per l'invito. Diciamo che la compagnia è un organico di professionisti, diciamo la scelta di, per me il mondo dell'arte ha questa sfera di donne così importanti che mi hanno folgorato sin da bambino, quindi diciamo poi attraverso la danza, attraverso il lavoro, la scelta proprio di alcuni personaggi che sono stati sia nella storia dell'arte ma poi molto rappresentativi. Pensiamo ad Artemisia Gentileschi, è stata la prima donna nel 1500 a denunciare un processo e a vincerlo, denunciare uno stupro e a vincerlo contro Agostino Tassi, quindi insomma da lì diciamo Artemisia è proprio uno dei miei personaggi preferiti che ho trattato tanto nei miei lavori coreografici e da sempre, diciamo. Poi anche la figura di Frida Kahlo, che è una donna che ha sofferto tantissimo, che solo credo che attraverso il dolore si possa rappresentare poi la bellezza, no? Quindi anche se Frida è un personaggio completamente diverso da Artemisia, però è stata una donna che ha subito violenze di altro tipo. Il dolore tipo. In forma quasi catartica, no? Catartica ma anche molto se fisica, se vuoi. Quindi proprio è una donna che ha subito e ha dovuto sopportare un amore che gli ha poi dato una vita particolarmente, diciamo, quasi agli estremi, no? E quindi poi nello spettacolo l'ultima, diciamo, personaggio che abbiamo trattato è stata Edith Piaf, che è stata una donna che ha avuto veramente una grande sofferenza come di vita, è cresciuta, è nata in un bordello ma poi è diventata la più grande stella francese. Quindi io credo che lo spettacolo si conclude con Jeanne Regret, la sua ultima canzone che lei ha cantato all'Olympia, e credo che sia proprio il manifesto di non rinnegare niente nella vita, ma soprattutto a oggi io vedo tutto questo grande esplosione di denunce contro le violenze, e io credo che la violenza, io amo le donne, le stimo tantissimo, ho un grande rispetto, io vorrei una società dove le donne siano al potere, invece c'è sempre ancora la donna al potere, viene vista, io amo le donne coreografe, le donne registe, le donne, certo, le attrici, però c'è sempre ancora viviamo in una società maschilista ancora purtroppo. ci sono le immagini dello spettacolo su Artemisia Gentileschi, grazie, con i costumi originali del 1500 della sartoria di Massimo Poli, quindi c'è stato un lavoro di ricerca e anche attraverso la danza è un'arte muta, noi non parliamo, si racconta però con il corpo tantissimo l'emozione, quindi attraverso il lavoro dei danzatori è una violenza celata, però spero che è arrivato al pubblico con grandi e calorosi applausi, però bisogna insistere perché io stimo molto le associazioni come Artemisia che veramente danno un grande contributo. Abbiamo tutti bisogno di una grande evoluzione anche in questo senso. Assolutamente. Un processo evolutivo quanto mai necessario. Simona, prima Alberto parlava di potere e in una certa misura, no? In una relazione sbagliata tra uomo e donna, l'uomo fa come un abuso di potere e insieme di controllo, e quindi da questo si crea appunto questo squilibrio fortissimo tra le due figure che dovrebbero vivere in armonia e invece vivono in totale disarmonia, proprio estrinsecata in una violenza a volte anche brutale. Ti chiedo, ma ci sono dei tratti distintivi dai quali si può capire un po' la figura, no, di un uomo violento o comunque portato alla violenza?
Ma possiamo dire che un uomo violento, se possiamo tracciare un identikit, anche se sempre molto difficile, è un uomo che in primis lui stesso ha subito delle lesioni profonde in adolescenza. C'è un uomo che non riesce poi durante l'età adulta a sviluppare ovviamente una relazione sana. È un uomo che sviluppa un disturbo psicologico, un disturbo psichiatrico, cioè un disturbo di personalità, nel quale non riesce poi a proiettare nell'altro l'amore, ma per lui l'amore è soltanto possesso e controllo come predominio della propria grandiosità e della propria superiorità. Dall'altro lato c'è anche l'identikit, spesso e volentieri che se ne parla meno, ma della donna che della poi vittima. Della vittima che subisce poi la violenza. È una donna comune, una donna che possiamo trovare nella vita di tutti i giorni, non ha chissà quale tratto di personalità, però è una donna molto fragile, che ha un'emotività molto fragile e che cerca a tutti i costi di appagare i bisogni del proprio partner, perché non accetta che la persona che lei ama sia in grado in realtà di fargli male. Cioè, si rifiuta. È un'idea che rifiuta mentalmente. Cioè, si crea un vero e proprio meccanismo psicologico, che è quello comunemente chiamato della negazione. Cioè, lei nega la realtà, dato che non accetta il fatto che l'uomo che la ami sia in grado di fargli del male, crede che lei stessa in realtà sia incapace di amare. È un vero e proprio meccanismo manipolatorio, direi. Quindi praticamente agisce sulla psiche, su meccanismi strani del cervello, no? E anche ovviamente della personalità. Senti Simona, una differenza, seppur ovviamente un'infarinatura, perché chiaramente ci sono trattati e trattati di psicologia, di psichiatria, ogni caso è diverso, ogni persona a sé, lo diciamo sempre, ma una differenza, non esiste una differenza tra quella che è la violenza psicologica, psichica e quella che invece è fisica. Qual è questa differenza? Allora, molto spesso quando si parla di violenza si intende la violenza fisica. In realtà, prima ancora della violenza fisica, c'è una violenza molto che agisce in maniera molto più subdola, molto più silenziosa, che può o non può sporcarsi le mani, ma che comunque crea delle lesioni profonde, che è appunto la violenza psicologica. E è bene parlarne, perché comunque prima di una violenza fisica ci sta sempre una violenza psicologica, per cui cogliere questi segnali d'allarme è fondamentale per poi non inciampare appunto in quella che è la violenza di tipo fisico. Per violenza psicologica si intende tutti quei gesti, quei comportamenti, quelle parole che tendono a denigrare in maniera persistente e costante nel tempo la persona, il proprio partner, il proprio compagno, tanto da renderlo sempre più insicuro, sempre più senza la fiducia nei propri mezzi, senza che sia riconosciuto anche quello che è il proprio lavoro, magari il proprio ruolo all'interno della società, all'interno della famiglia, all'interno della coppia stessa, quindi insomma si va a colpire proprio quella che è l'autostima, no? Il proprio valore, la propria autoaffermazione. Quindi non è sempre facile, no? Distinguere la violenza fisica, è più riconoscibile se vogliamo di quella psicologica, perciò invito tutte le donne, perché anch'io sono donna, a riconoscere tutti quei piccoli segnali e a non farsi scalfire, perché ci possiamo difendere e la prima autodifesa non è l'attacco, ma è proprio sentirsi più sicure di quello che si è. È la consapevolezza, esatto. E l'amore verso se stessi. In primis, che non deve mai mancare. E allora io ora raggiungo il salottino, mi metto in mezzo Adriano e Aline e voglio passare il cono ad Adriano, perché voi oggi siete qui perché rappresentate, fate o meglio organizzate dei corsi veri e propri di autodifesa e quindi anche di autodifesa per le donne. Ovviamente adesso stiamo toccando quella sfera, dalla violenza psicologica siamo proprio passati a un attacco fisico vero e proprio. Le donne si devono e si possono anche difendere, Adriano, vero? Senz'altro. Direi che la prima cosa è la prevenzione. Quindi imparare innanzitutto a guardarsi intorno,
quando andiamo a fare la spesa, quando siamo per la strada, e imparare a leggere quei comportamenti che possono portare a farci capire, a percepire che ci può essere un pericolo. Quindi diciamo la prima cosa che insegniamo è proprio la prevenzione. Nel momento in cui invece necessita un intervento, allora dobbiamo essere sicuri di quello che possiamo fare. Quindi, come diceva appunto la dottoressa, prendere diciamo consapevolezza dei propri mezzi, delle proprie capacità. Ecco, questo è importante. Quanto dura mediamente un corso di autodifesa perché una donna riesca ad acquisire e a fare sue alcune tecniche proprio? Allora, i nostri corsi innanzitutto si basano su tecniche facilmente apprendibili, di rapidi movimenti semplici, perché per difendersi è importante la semplicità e la rapidità. Quindi diciamo che la nostra arte marziale, il nostro sistema di difesa personale che si chiama Jiu-Jitsu, racchiude in sé tutta una serie di tecniche specifiche proprio per la difesa femminile, a tal punto che la nostra organizzazione che si chiama World Jiu-Jitsu Corporation ha un dipartimento specifico proprio per le donne. Ecco. Siamo molto diciamo attenti a questo e siamo diciamo anche orgogliosi di questo, tant'è vero che la nostra organizzazione non è solo nazionale, e qui abbiamo il responsabile nazionale appunto dell'Italia, ma è una realtà internazionale. Noi siamo presenti in tante nazioni. E questo non può che farci piacere. Appunto, con te che volevo parlare. Buonasera. Perché insomma, un ruolo importante per una missione, perché questa alla fine vostra è anche una missione altrettanto, esatto, sì, onorevole e fondamentale. Sì, è veramente un obiettivo importante quello di poter insegnare e anche formare a livello nazionale istruttori che possono trasmettere questo tipo di tecniche che sono molto particolari. Ci vuole tanto tempo, tanta pazienza per imparare anche trasmettere questo tipo di arte, e quindi è un obiettivo anche molto importante. Perché magari nell'opinione comune non è facile far entrare spesso il concetto che chi fa arti marziali è una persona in realtà che non è affatto violenta, no, anzi, ma che anzi, usa... Anzi. Cioè alla base di tutto, esatto, c'è sempre il controllo. Il controllo. Il controllo che si basa, oltre della tecnica, proprio delle proprie emozioni. Si cerca di controllare i nostri movimenti, perché se non impariamo a gestire i nostri movimenti, certo, è possibile imparare... Gestire la nostra mente, comunque, esatto, sia anche il nostro corpo, diventa poi difficile, no? Avere anche quella sicurezza che ci permette di, esatto, contrastare, sì, un avversario, un violento che magari può darci fastidio. Sarei interessata a far vedere naturalmente al centro del palco, anche al nostro studio, alcune dimostrazioni, no? O di violenza, se è possibile, e di autodifesa soprattutto, di tentativo di violenza. Ce le presentate, visto che, certamente, abbiamo qui anche qui abbiamo una donna, Raffaella, che è, insomma, Raffaella, abbiamo Matteo, che adesso ci faranno vedere appunto, ecco, delle difese. Ecco, accomodatevi pure al centro, venite con me perché così me li commenti, no? Perché ovviamente io non ho la tecnica né la competenza per poterlo fare, ma se vi mettete qui al centro del parco, Adriano ci fa da cronista e insomma, ecco, ci spieghi un po'. Adesso Raffaella farà vedere come imparare a difendersi in maniera molto semplice da un attacco che è il classico attacco che può avvenire fra una coppia, quindi uno schiaffo. Quindi vediamo prima la realizzazione piano e poi l'applicazione della tecnica. Come vedete, Raffaella, una volta difesa, scappa. Quindi questo è importante, non rimanere, lì, appunto, non rimanere a fare un incontro. Prima lo tramortisce e poi ovviamente e poi, scappa. Ovviamente cerca la fuga per mettersi in sicurezza. Adesso abbiamo l'applicazione. Ecco, questa è la prima difesa. La seconda difesa invece sarà una presa al collo. Ecco. Sempre piano. Esatto, adesso c'è l'applicazione. Ecco, io con Raffaella ci avrei paura, per esempio.
faccio una, naturalmente si fa per alleggerire, perché oggi stiamo parlando insomma di una tematica quanto mai seria, quanto mai importante, ma insomma fa piacere vedere tutta sta grinta e tutta questa sangue. È necessaria la determinazione, quindi ecco. È importante, oltre all'aspetto tecnico, è importante coltivare proprio la determinazione alla reazione ad una violenza. Adesso vediamo una difesa da spinta. Ecco, adesso vediamo l'applicazione. Perfetto. La difesa anche da spinta. Eh sì, perché anche la spinta può essere certo. Molto pericolosa. Sì, perché se non sappiamo cadere il rischio di farsi male è molto ecco alto. L'ultima tecnica che stasera faremo vedere è un tentativo invece di stupro, quindi andiamo occhio. Diciamo più avanti, andiamo più avanti e facciamo una tecnica un po' più avanzata. Adesso avremo l'applicazione. E ovviamente perfetto. Scappa a gambe ovviamente, levatissime. Sempre, ci si mette sempre in sicurezza. Questo è importante. Quindi questi sono alcuni esempi di applicazioni che vengono fatte ovviamente nei vostri corsi di autodifesa. Esattamente. Oltre alle classiche tecniche di percussione come calci, pugni, ginocchiate, perché a volte prevenire è meglio che curare. Quindi sì. È importante partire dalla conoscenza delle tecniche di percussione proprio per imparare poi a difendersi da queste. Allora, grazie a Raffaella, grazie a Matteo e grazie anche a te Adriano. Grazie. Vi rinvito nuovamente a mettervi di nuovo seduti perché ci avete dato veramente una bella dimostrazione. Aline, tu sei corsa. Sì, in Corsica corsa. C'è questa tradizione molto forte di autodifesa. Sì, perché è un'isola matriarcale e quindi noi siamo cresciute a difendersi, ma più che altro è un modo... è un'educazione perché parla del rispetto della donna da bambini e quindi è molto importante, ma più che altro penso che sia più collegato alla solidarietà che troviamo nell'isola e soprattutto della paura delle conseguenze, perché secondo me è quello che blocca. Sei veramente punito, sì, perché tipologia. C'è proprio un mettere da parte della comunità. Quindi non è tanto l'autorità francese, è la comunità che è molto solidaria, quindi è quello che conta di più, che manca secondo me anche qui. Allora, dopo che abbiamo visto appunto un po' di tecniche, abbiamo conosciuto anche una tradizione diversa da quella italiana, che è quella naturalmente corsica, alleggeriamo un pochino, poi ritorniamo sulla tematica e alleggeriamo. E allora cosa meglio possiamo fare per alleggerirsi? Che bere un bel boccale di birra dell'Amiata, vero Alessio? Perché che cosa succede dal 24 di novembre fino al 26 di novembre? Vogliamo dirlo a tutti i nostri amici? Esatto. Allora, noi praticamente celebriamo un evento internazionale dove questi tre giorni viene spillata la birra prodotta con le castagne del Monte Amiata. Che tra l'altro il titolo è molto... Bastarda rossa dei 2017, esatto. Ho detto bene? Ecco. Il nome proprio, diciamo, si ispira alla tipologia di castagne che cade sul Monte Amiata. Cioè la tipologia proprio si chiama Bastarda rossa e noi abbiamo intitolato una birra con questo nome. Che buona! E diciamo che il nostro evento viene fatto sia in Italia che all'estero. Abbiamo dei pub, in totale sono 65. E questo, spazi in 12 regioni. In 12 regioni, ecco. Esatto, in 12 regioni. E in questo weekend si possono provare tre tipologie di birra, dove abbiamo una con la castagna, una con il miele ed infine una birra scura prodotta con le castagne secche. E siamo arrivati alla quarta edizione di questo evento. Partecipano anche i pub stranieri. Esatto, quindi sì, a Londra viene festeggiato, a Parigi e a Varsavia. E a Siviglia. E a Siviglia, è vero. E diciamo tra poche ore inizierà nei pub la manifestazione, quindi vogliamo fare un augurio a tutti che vada tutto bene. Che poi ce n'è per tutti i gusti di bastarde, abbiamo la bastarda rossa, la bastarda bionda e pure la bastarda nera. Esatto. E allora ragazzi siamo a posto. È vero. Quindi sì, dal vero. 24
a novembre, al 26 novembre, sono anche giorni dedicati alla degustazione, si può dire così, alla festa vera e propria della Bastarda Rossa Day. Che cosa pensate? La Bastarda, l'ha detto appena lui, è la tipologia della castagna rossa utilizzata con la quale si fa questa birra veramente buonissima. È vero. E dopo ce ne beviamo anche un po', sì. Quando sta da finisce, perché se troppo è dopo, potrei anche perdere il filo. E se perdo il filo oggi, non mi sembra tanto il caso. No. È vero. E allora io adesso vado da quella donna che è tutto un programma, perché tutto un programma in tutti i sensi, perché ovviamente conduttrice, giornalista, scrittrice, speaker radiofonica, adesso la domenica mi commenta anche la Fiorentina, cioè siamo a posto, ecco, qui, quindi, appunto, con tutti i suoi ospiti, a 360 gradi, Matilde Calamai, l'avete riconosciuta, tra l'altro, sei anche siamo la nostra corrispondente di RTV. Come dico sempre, anche un po' tua. Sì, anche un po' mia, via. Allora, Matilde, perché sei qui oggi? Ma perché sono qua? Allora, è un momento un po' particolare, no? E tu certamente lo sai, perché insomma sei una che si informa, che si legge, poi anche se tu non lo fossi, è impossibile non vedere quel boom mediatico attorno a delle figure di potere, a figure di spicco che si è scatenato appunto con le denunce di alcune attrici famosissime circa appunto molestie, non sappiamo ovviamente, perché finché non sono comprovate da parte di chi le dichiara se sono vere o false, se ci sarà un processo oppure no, ma comunque pare che ci siano tanto state. Tanto rumore. E allora anche tu sul tuo profilo Facebook hai voluto dare testimonianza di quella che è stata la tua esperienza. Allora leggi il tuo post di Facebook. Un agente di personaggi famosi dello spettacolo mi aveva toccata e io mi sono ribellata. Un direttore TV mi aveva promesso un programma, poi mi aveva chiesto di andare con lui un fine settimana, io avevo rifiutato, lui si arrabbiò attaccandomi il telefono in faccia e ovviamente non lavorai in quella TV. Me ne sono successe tante nel mondo dello spettacolo, ma la più brutta è stata con un operatore olistico che probabilmente mi aveva ipnotizzata, perché è riuscito a molestarmi dopo anni di frequentazione della sua, tra virgolette, scuola, dopo anni che si era conquistato la mia fiducia. Allora, in questo periodo, è solo un piccolo assaggio di quello che è scritto, si parla tanto, no? Di queste molestie nel mondo dello spettacolo. Basta dire di no. Nel mondo dello spettacolo, cioè quello che volevo dire, è ovvio che tu arrivi da ragazzina con tanta voglia di fare spettacolo, tanta voglia di ambizione, perché sennò te ne stavi a casa, e quindi tu incontri dei personaggi, e io ne ho incontrati diversi, però ho detto no, è ovvio che se la gente mi dice, sai, dovremmo essere intimi per lavorare, per proporti. Ora, se ci fosse stato Brad Pitt non sarei qui a dire che mi ha molestata, cioè sarei stata zitta, bene, usciamo pure, andiamo. Però, vabbè, i personaggi o Corona, che insomma, se l'avevo davanti, anche Corona o Brad Pitt o Corona, andavano bene lo stesso. Stai facendo una distinzione estetica. Ho capito, però davanti ti ritrovi, un ragazzo, queste sono avance, questi sono uomini che ci provano con delle ragazze. Bisogna distinguere, no? Cioè, perché non penso sia una violenza. Se tu accetti, allora entri in un loop psicologico di violenza, perché se non fai delle cose lui non ti fa lavorare. Ma se dici di no, alla fine sono solo degli uomini che ci provano con delle ragazzine. E soprattutto ti ribelli a quella che è quello che è considerato un sistema, no? Esatto. Perché si dice, ma nello spettacolo, oppure purtroppo non solo nello spettacolo, no, ma anche in altri mondi, funziona così. Però se non si lavora. Però se ci non stai. Non esiste, ma poi, si può lavorare lo stesso. Allora, può anche darsi che non lavori, però poi se anche poi la dai, però se non sei brava non ci resti, cioè non è che... È effimero. Emergi lo stesso se sei bravissima, quindi non è quello. E quindi era questo il mio post, e voleva dire sì, è vero, però nella vita reale io ho avuto una molestia da un operatore olistico che fa il maestro, il grande maestro spirituale. Il santone, tra virgolette, ecco, diffidato e anche purtroppo tante donne. Sempre. E quindi, ecco, da lui io poi sono andata a denunciare, però quando sono andata a denunciare alle forze dell'ordine mi è stato detto, tu sei maggiorenne, quindi è la parola mia contro la sua, lui ti può anche querelare. Quindi io mi sono trovata e mi sono sentita quasi svuotata, come se mi avessero tolto veramente qualcosa e non potevo fare niente. Quindi oggi invece se ne parla, grazie a Dio, e quindi ci consigliano di solito avvocato, che invece bisogna dire alle forze dell'ordine no, io voglio che lei scriva
almeno rimane un qualcosa? Assolutamente, insomma, scusa, nei casi in cui da lui uno... è interessato. Ora, oggi si parla tanto, si dice, si legge di violenze accadute negli anni 80, 90, insomma oggi siamo nel 2017, magari... Però non c'è la prescrizione. Sì, insomma, è prescritta sicuramente l'azione, ecco. Si prescrivono anche quei reati dopo tanti anni così, quindi insomma... Io consiglio quando ci sono degli episodi di violenza, anche perché ci sono dei centri di ascolto, ci sono stazioni dei carabinieri, ci sono gli avvocati, di rivolgersi con determinazione a uno di questi istituti, anche perché il fatto che la parola di una persona sia equivalente a quella dell'altra non è proprio così, perché comunque la persona offesa ha un ruolo privilegiato all'interno del processo penale, cioè la parola della persona offesa ha un peso in più. Deve essere ovviamente credibile il racconto, cioè non può essere un racconto di fantasia, allora deve essere confermato. Non mi hanno fatto continuare questa... Beh, io capita di tutto, perché si trovano anche dei militari magari meno preparati, a me insomma fanno delle volte delle domande che sono anche abbastanza agghiaccianti o particolari sulle querele da prendere. Bisognerebbe andare da un avvocato prima. Da un avvocato oppure da un centro dedicato all'ascolto di persone. Perché il militare non può sindacare se la querela è fondata o meno o spaventare la persona offesa. Deve solo ovviamente prendere la ovviamente, salvo che non sia una querela palesemente infondata, raccogliere la querela, che tra l'altro in questi casi è irritrattabile nei casi di violenza sessuale, cioè non si può tornare indietro. No. Però prendere e poi sarà la magistratura a fare le sue valutazioni. A fare le valutazioni e vedere che cosa insomma intende fare. È importante secondo me denunciare, perché molte volte per esperienza personale i casi più gravi si verificano a seguito di un'indecisione, no? Ma di poi mi dispiaceva poi per le altre, siccome ha un grande seguito purtroppo, perché questi personaggi sono carismatici, ma per menti ovviamente io ero forse in un momento debole, no? Non lo so, quindi alla ricerca della spiritualità, e quindi mi ha fregata il fatto che proprio sulla fiducia, quindi mi dispiaceva, dicevo, ma se l'ha fatta a me, che comunque sono sveglia abbastanza, no? Quindi riesco a vedere. Immagini una donna un po' più debole, un po' più fragile. È un reato sicuramente dove loro trovano più margine in una persona che ha un leggero momento di indebolimento. Ma è chiaro che il presupposto, no? Talvolta, anche se uno non se ne accorge, di quando si rifà a queste tipologie di persone, a questi soggettoni, come li chiamo io, i soggettoni, come li chiamo io, è chiaro che è una mancanza di fiducia in se stessi e una situazione di debolezza. Di solito si cerca un aiuto, si cerca un aiuto, non si trova un appiglio, non si sa da che parte è, e allora arrivano queste figure, state attenti, state sempre molto attenti, perché insomma ci si può fare male, molto male. Allora, io ora mi sposto, dove vado? Non vado proprio da nessuna parte, rimango qui ferma, perché? Perché adesso do la linea nella nostra postazione CD al colleghissimo, come lo chiamo io, Matteo Pelli. Ciao Francesca, noi siamo qua per parlare di strumentistica utilizzata in caso di aggressione. Infatti nel mercato sono presenti moltissimi strumenti che vengono utilizzati da donne, ma non solo, quando vi è la necessità, quando vi è un'emergenza, quando vi è un'urgenza. Andiamo dal classico spray al peperoncino, passando per anelli, portachiavi o penne che hanno al loro interno delle punte o delle lame molto affilate, fino ad arrivare alle ultime app per smartphone. L'escalation di violenza può trovare nelle tecnologie digitali un valido aiuto, soprattutto quando permettono di lanciare degli allarmi tempestivi e così ricevere soccorso nel più breve tempo possibile. Abbiamo preso come campione due prodotti di una importante ditta toscana impegnata proprio nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni per la sicurezza e il benessere delle persone a noi più care. Il primo oggetto che pongo sotto la vostra attenzione è il GPS tracker waterproof resistente all'acqua. Cosa avviene? Quando si è in un caso di emergenza, di necessità, basta premere il pulsantino che si trova al lato dello strumento, premerlo per 3 secondi e parte l'allarme SOS al proprio compagno o alla propria compagna tramite il cellulare. Ora, questo sistema ha
al suo interno una propria SIM indipendente, quindi quello, la caratteristica che lo differisce da tante altre soluzioni che sono presenti nel mercato è proprio la sua autonomia. Basta premere il pulsante e il proprio compagno riceverà un messaggio SOS, ma non solo, riceverà anche l'esatta posizione in cui vi trovate grazie al servizio di geolocalizzazione che è presente nello strumento. Un altro dispositivo è l'orologio FB Hertz 99, è anche anticaduta e con un materiale molto resistente. Ha le medesime funzioni del GPS Tracker, solamente ha la comodità di essere portato al polso. Quindi sono due strumenti piccoli, però possono fare la differenza. Assolutamente rivestono un'importanza vitale in caso di emergenza e di aggressione. A te la linea. È puntualissimo, tra l'altro sono articoli non solo molto utili ma anche molto molto belli. Io voglio ricordare un'iniziativa importante di cui si è fatta promotrice Unicop Firenze proprio in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne e in particolar modo con l'hashtag Libere dalla paura. Pensate che Unicop Firenze in occasione della giornata appunto internazionale per l'eliminazione, mi piace ancora di più del contro, della violenza contro le donne che si celebrerà il prossimo appunto 25 novembre ha lanciato una campagna per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema delle molestie, dello stalking, una problematica, delle problematiche diciamo più in generale, che si consumano purtroppo soprattutto tra le mura domestiche. Qui è il vero dramma, perché uno, la casa, la famiglia dovrebbe essere il nido, no? Un luogo di sicurezza per tutte noi, e invece spesso si rivela la tana del lupo cosiddetta. E allora, il 25 novembre a Ponte Aggreve, nel centro unico per Firenze di Ponte Aggreve, siamo ovviamente nella periferia fiorentina, ci sarà proprio il flash mob dedicato a questa importante ricorrenza con l'attivazione di un nuovo sito www.liberedallapaura.it sul quale, pensate, sarà possibile fornire il proprio contributo scrivendo frasi sul tema della libertà di essere donna, e tutte le frasi e i contributi verranno raccolti e restituiti come raccolta disponibile sul sito insieme ad altri materiali relativi all'iniziativa dello scorso anno, quindi 2016, che si chiamava invece Parla con lei, sul tema appunto del rapporto tra uomo e donna. Ci fa piacere naturalmente che ci siano sempre più fari puntati su questa tematica veramente importante. E allora io adesso andrei da Silvia, Silvia, perché è giunto il tuo momento, e lancerei, prima di parlare con te, di fare due chiacchiere, il trailer proprio del cortometraggio che tu hai realizzato. Mario, lascialo stare, Mario! Che progetto è raggio? Vieni fuori, sei deficiente, vieni fuori! E vestiti da donna ogni tanto, che così fai proprio schifo. Ci sono altri problemi in famiglia, signore? No. Sì, sì, tutto bene. Come ti chiami? Giorgio. Io mi chiamo Angela. Aveva il video un'altra volta la settimana scorsa. Dai, vieni con me, Martino. Ma va tutto bene lì? Siamo tutti sporchi. Ebbene, avete visto il trailer del cortometraggio Il dono che non ho. Un cortometraggio ricco di significati, portatore di messaggi importanti, centrato su un dramma vero che è quello della pedofilia. Le donne dunque possono essere vittime di orchi a qualunque età e anche purtroppo nel periodo che dovrebbe essere sinonimo di leggerezza per eccellenza, che è quello dell'infanzia. Silvia, quale messaggio hai voluto veicolare con il tuo film? Allora, io insieme alla produzione Corallo Film siamo da sempre dalla parte dei bambini, sempre, perché è vero che il femminicidio è una cosa molto grave, molto importante, ma comunque le donne possono andare a denunciare, ma i bambini, chi li aiuta? Bambini di 3, 4, 5 anni, come fanno a chiedere aiuto?
quello che è peggio poi, che crescono con l'idea che quello che gli accade sia normale. È questo che, rispondendo alla collega che diceva le donne sono soggiogate, le donne pensano, non penserebbero mai che il loro uomo possa darle un dolore, ma molte pensano che questo sia normale. Allora attraverso il film, un'attrice psicologa dà proprio un messaggio chiaro attraverso il televisore, e è la stessa cosa che vorrei fare io qui stasera. Ci fosse anche soltanto un bambino su 1000. Bambini, se siete abusati, se qualcuno, qualche adulto vi fa violenza tra le pareti domestiche, ditelo alla mamma, alla maestra, a un'amica, perché quella persona si deve curare da un dottore. Non è una cosa normale. E questo attraverso il film è un messaggio molto chiaro che si vede attraverso la storia. Si vede bene, cerchiamo di capire un messaggio fondamentale. Le persone sbagliate non sono le vittime. Le persone sbagliate sono i carnefici, chi fa della violenza. Quindi non abbiate paura di dire che siete vittime, perché si può guarire più facile da vittime che insomma da carnefici. Anche questo è molto importante, e fin da subito è importante denunciare, non aspettare. Assolutamente sì, ma è un messaggio che deve arrivare dritto ai bambini. Questo è molto importante, perché non hanno la possibilità di comunicare. Andrebbero fatte delle scuole dove si rieduca l'uomo, il maschio, il bambino alle emozioni e ai sentimenti. Perché poi, parliamoci chiaro, è lui che fa il danno. Quindi non giudichiamolo, non giudichiamo il bullo, ma giudichiamo il bambino, operiamo sul bambino e ripartiamo da zero con un corso anche per i genitori. È anche un fattore molto forte e culturale, no? Certo. Di riuscire a capire che non bisogna provare vergogna nel denunciare, non bisogna nell'essere vittima, e soprattutto quelli sono gli educatori, i membri della famiglia, gli amici devono stare molto attenti a quelli che sono i comportamenti anche dei bambini, perché i bambini non hanno tutta quella capacità a volte espressiva diretta che possono avere anche gli adulti. E di certo non si tratta di coraggio, ma si tratta molto spesso di mancanza di coraggio, scusate, ma di paura, proprio perché si sentono in una condizione di inferiorità, perché si sentono piccoli, come piccoli a loro età. Poi vengo da te, quindi preparati, però prima di andare da Lynn volevo che Valentina e Teresa mi ricordassero i riferimenti delle vostre associazioni, perché è quello che ci interessa, ovviamente, come vi possono contattare le donne che sono in difficoltà. Cominciamo da Artemisia, Teresa. Allora, ci possono contattare attraverso il 1522, che è il numero di utilità nazionale, che riferisce poi le donne a seconda dei territori ai servizi che ci sono a disposizione, e attraverso il nostro centralino, che è 055 60 13 75. Io volevo dire una cosa, volevo un po' aggiungere qualcosa a quello che è stato detto dalla collega psicologa, perché mi sembra molto importante rispetto ai profili. Lei ha portato, diciamo, due profili così generali, ma le ricerche che sono state fatte in altri paesi, diciamo soprattutto in Canada e negli Stati Uniti e in Inghilterra, identificano diverse tipologie di soggetti violenti con diverse caratteristiche, comprese quelle che riferiva la collega, per l'appunto. L'altro aspetto è relativo alle donne che subiscono violenze, anche qui abbiamo caratteristiche e aspetti diversi. Ce lo dice la persona che ha parlato prima, no? Rispetto alle molestie subite. Le donne sono diverse che subiscono violenza, certo. La violenza è trasversale, gli uomini che agiscono violenza sono diversi, non tutti hanno caratteristiche di tipo simili. Borderline. Ci sono degli studi e delle ricerche che in altri paesi è stato possibile fare, perché esistono programmi per uomini violenti da circa, a questo punto direi, dagli anni 70, insomma 50 anni. Per cui loro hanno campioni di uomini da esaminare rispetto alle caratteristiche. Dobbiamo stare molto attenti a non usare delle categorie
tipizzate perché in questo modo non comprendiamo la complessità della violenza, e questo credo sia un aspetto molto importante, e anche rispetto al fatto che diciamo che le persone che subiscono violenza, siano uomini che donne, soprattutto nelle relazioni di fiducia e soprattutto in modo cronico, non nascono vittime, ma possono diventarlo rispetto a un certo tipo di trattamento. E su questo credo sia molto importante fare una riflessione, fare un punto e renderci conto che la violenza è una tematica complessa, che non può essere categorizzata in questo modo. Il fatto che molte donne, più l'Istat del 2015 ci dice che abbiamo una percentuale di donne che hanno subito violenza nel corso della vita che supera il 30% della popolazione femminile fra i 16 e i 70 anni. E quindi è un dato, insomma, allarmante, ma per fortuna ci sono associazioni come le vostre che sono in grado, insomma, di fare un grande supporto, di essere di grande aiuto, di ascolto, perché le donne, pronto donna, hanno bisogno di essere ascoltate. Sì. Per contattarvi 0575 35 50 53. Molto bene, sempre pronte, e complimenti naturalmente per il vostro lavoro. Io sono donna, quindi mi fa piacere che ci siano delle strutture, insomma, in grado di aiutarci. Vieni con me, perché dobbiamo un po' parlare di questo cielo. Sì, voglio che essere portatrice di buone notizie la con tutto ciò che c'è. Astrofata, perché con tutto che a noi ciò l'astrologia abbiamo... degli altri non ci piace. No, vero? No, io faccio non la si mia. Non si può tipizzare tutto per segni, non esiste. Non si può. Allora, quindi... voglio essere portatrice di un messaggio positivo con tutto ciò che si è sentito stasera. Quindi volevo dire che proprio al programma del cielo di tutto il 2018 che tutto cambierà. Però per poter cambiare dovete prima fare un'introspezione. Quindi vuol dire, perché succede questo? Prima di tutto c'è la paura. Secondo, spesso le donne hanno questa sensazione di dire ti salverò, ora basta. Questo discorso non deve più succedere. Croce rossina, la sindrome della croce rossina. La sindrome di Gesù o della croce rossina. Quindi questo cielo del 2018, e quindi parte da stasera con la luna in acquario, che spiega proprio che la donna deve, la donna o anche qualsiasi essere umano, deve pensare alla sua propria libertà individuale e prima fare la differenza tra il bene e il male. Tutto ciò che non va più deve essere denunciato, detto, spiegato, e se vedete che le cose non vanno dovete proprio andare via, perché prima c'è la violenza psicologica e dopo si arriva alla violenza fisica, ma ci sono dei segnali, certo. E se uno riesce ad ascoltare, a vedere, può evitare comunque denunciando. Che succede nel 2018? È proprio al programma, quindi ci sono tutti i pianeti in Capricorno che stanno per arrivare. Quindi che succede oggi, parte proprio oggi, c'è proprio la presa di coscienza, c'è vedere le cose, realizzare, svegliarsi e dire di no, rifiutare e pensare a sé e il sano egoismo che nessuno non ha più per paura, perché le persone possono parlare. C'è l'egoismo sbagliato. C'è l'egoismo sbagliato, quindi il sano egoismo che dice pensate a voi, a ciò che non vi va più. Comunque sia, le persone si stanno tutte svegliando, praticamente anche dall'estate è stato un'estate un po' particolare, quindi ci sono i pianeti Marte e Urano che si fanno fronte da stasera, quindi ci sono un po' dei risvegli un po' forte. Vengono fuori le cose nascoste. Esatto. Quando allora, questi sono i pianeti nascoste, in Scorpione, bene. C'è la Venere che si è congiunta a Giove in Scorpione, quindi è proprio la Venere, la parte femminile, che si vuole far valere. Quindi bisogna stare attenta comunque a non passare dalla parte della ragione alla parte del torto, senza usare la violenza, perché non è che perché uno riceve violenza la deve rendere, no. Siamo nella diplomazia, Marte in Bilancia che parla di diplomazia, quindi 2018, dal 21 dicembre 2017 cambierà tutto il discorso. E come dici sempre te, ci ho detto che la via del... bene non sbaglia mai. Quindi è bene seguire la via del bene e non fare agli altri? Ciò che non vorresti sia fatto a te. Questi con questi sono... due principi, base, sì, forse possiamo arrivare più lontano di quello che uno possa pensare.
Storie sexy di ragazze per bene, dove lo troviamo? In tutte le librerie, basta andare sul mio sito matildecalamai.net. Dove tu racconti? Tante. Delle storie, sia delle molestie, ma anche degli approcci maschili. I ovviamente più disparati. Non sono tutti i uguali. I più disparati. Quindi tutti i nodi vengono al pettine per concludere? Sì, da stasera. E non è un male. Preparatevi. Perché quando le cose celate vengono fuori, è sempre bello. La trasparenza, come dico io, anche in diritto, caro avvocato, la trasparenza è anche sinonimo di efficacia e quindi ci va bene. Viviamo in trasparenza, va, che ce n'è tanto bisogno. Intanto ringraziamo anche FB Aiuto, FB Innovation, giustamente avete visto, no? Perché prima il colleghissimo Matteo Pelli vi ha presentato dei prodotti molto interessanti e molto utili per la vostra difesa, per, diciamo così, di aiuto, di SOS. E allora noi ringraziamo anche notevolmente FB Innovation per i suoi preziosi consigli. Arriva il jingle, quindi devo proprio chiudere. Ringrazio tutti i miei ospiti, grazie di essere stati con me, tutti quanti, e mi raccomando, sempre uniti, perché le battaglie, quelle per la vita, sono sempre giuste quando parlano ovviamente di non violenza. A tra poco con la cucina di Tadà. Povero il mio chef di stasera. Senti, mi dico da me, no, Ma un pochino, diciamo. No, qui siamo... Voglio dire, nei tuoi cenci sei, nei tuoi cenci. Sono io che devo essere intimidita, perché sono l'imbranata per eccellenza, l'imbranata con la I maiuscola, quindi ti farò un sacco di confusione, ti farò le domande sulla ricetta e faremo finta di essere la tua cucina. Dopodiché sei anche utilizzato a mandarmi fuori se ti faccio arrabbiare. Va bene. Ti va bene? Sì. E allora siamo qui con Luigi D'Agostino, lo chef di Helvetia e Bristol, che fino al 17 dicembre, tutte le domeniche, a partire dalle ore 11, se non vado... Sì, esatto. Di mattina propone Helvetia e Bristol di Firenze, siamo a Firenze, un brunch internazionale, quindi di cucina fusion, come sono un po' tutti i brunch, no? Quindi ci sono varie tipologie di cose da mangiare, molto buone, tutte molto buone, preparate da lui, che ovviamente vanno a completare il concetto, no, di brunch, che fino a qualche anno fa in Italia non se lo filava nessuno. Ma che è sto brunch, il lunch? Già c'è il lunch in inglese, lunch significa pranzo. Il brunch che cos'è? È una sorta di colazione in tarda mattinata, colazione pranzo, detto esatto, bene? È una fusione fra una colazione e un pranzo, esatto. Sì. Quindi si mangia un po' di tutto, si mangia le cose salate, si mangia le cose da colazione, tutto. E insomma è tutto un gran miscuglio, dove le calorie non si possono contare, quindi per favore rinunciate al conteggio delle calorie, utilizzate la domenica come vostro giorno di liberazione dalle diete, perché un giorno alla settimana fa bene anche al metabolismo sfogarsi con i cibi, e quindi andate al Helvetia e Bristol a mangiare bene e a fare questo brunch che fa anche molto chic. Allora, tu ci porti un piatto che proponi nel brunch? No. Hai visto? C'è il brunch al Helvetia e Bristol, ma lui cosa fa? Bastian Contrario mi propone una ricetta che invece è nel menù del ristorante dell'Helvetia. Sì. Allora, trattasi, bambini, di nudo di cavolo nero su pesto di mandorle, vongole e bottarga. Che bontà di mare, Direi molto di mare. Allora, da che cosa iniziamo? Allora, iniziamo ad aprire... intanto le vongole. Aspetta, mentre te apri le vongole, io vi do la lista degli ingredienti, perché a casa vi potete divertire con i consigli ovviamente di Luigi, non con i miei, perché sennò la ricetta non vi riesce. E allora io posso solo leggere la lista degli ingredienti senza sbagliare, quindi non garantisco oltre. 320 g di ricotta di pecora, 320 g di cavolo nero, 80 g di grana, un uovo, 50 g di mandorle, uno spicchio d'aglio, 200 g di vongole, 30 g di bottarga, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Questi sono gli ingredienti, seguite le indicazioni di Luigi. Vai Luigi, cosa fai ora? Allora. Step by step. Allora, ci accendiamo intanto la padellina per aprire le vongole. Gigi D'Agostino si chiama. Si chiama quasi come il famoso DJ Gigi D'Agostino. Quasi. Quasi, eh? Se ti facevi chiamare Gigi era perfetto.
al posto qui delle padelle e dei piatti, c'erano i piatti da DJ. Eravamo... E facevamo un po' di musica. Un po' di musica, invece no, ma anche la cucina è una musica, guarda, anche lo spentolare, esatto. Bello, è una sinfonia, è un'armonia, l'armonia del gusto, della salute, della bellezza, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, stai facendo aprire le vongole. Allora, per dare un po' di sapore alle vongole, che ho precedentemente spurgato in acqua e sale, per certo. Fargli perdere un po' di sabbia. E ovviamente per esigenze televisive, perché noi ve lo ricordiamo sempre, non è possibile in televisione, per ricette così magari che necessitano di più tempo, far vedere tutto il procedimento, perché noi abbiamo 16 minuti e 50 secondi ora per preparare, impiattare e assaggiare, quindi vai Luigi, vai! Allora, un gambo di prezzemolo, uno spicchiettino d'aglio, un po' di olio, un po' di olio, alziamo la padella. Questa è quella giù, però, vedi? Ok. Devi andare su questa. Quanto ne vuoi? 5? 5, grazie. Vai, ti aiuto, almeno mi faccio finta di aiutarti anch'io. Vai, poi? Allora, poi nel frattempo... Qui c'è dell'acqua a bollire. Facciamo, esatto. Prepariamo l'impasto per gli gnudi. Buoni gli gnudi. Vai, facciamo gli gnudi, che la mia nonna li fa tanto buoni. Ciao nonna, prima o poi imparerò anch'io a fare gli gnudi come le fai tu. Le fa buonissimi, un po' più classici. Speriamo un po' di farli buoni uguali. Vediamo, vediamo, vediamo. Sono molto severa, sono abituata male io con gli gnudi, Allora, io ho fatto una modifica, ho messo del cavolo nero al posto dei classici spinaci. Quindi sono già diversi? Sì, esatto. Perché hai scelto il cavolo nero? A parte perché è un prodotto ovviamente stagionale. Esatto, perché è un prodotto stagionale e comunque fa bene, è ricco di vitamine molto importanti e insomma ci stava bene anche con il sapore delle vongole e era un buon accostamento. Allora, io ho dato una tritata leggera al cavolo nero che ho sbollentato prima, solo con acqua e sale. Bene. Poi metto un po' di parmigiano. Di noce moscata. Buona la noce moscata. Noce moscata ha un sacco di proprietà e poi insaporisce un sacco di piatti, vero? Sì, ha una anche nei risotti, per esempio. Ci sta molto bene, sì. Poi un po' pizzico di sale, mi pare di aver visto. Sì, e un po' di pepe. Che poi gli gnudi, no? E si fa prima a farli che a dirli, perché è un attimo, no? Esatto. Preparare anche l'impasto, quindi è un piatto molto sano, può essere anche molto divertente e può essere un modo innovativo anche per far mangiare la verdura ai bambini, perché esatto. I bambini sono sempre un po' restii, io parlo per la mia esperienza personale, il mio piccolo Fede insomma non è molto favorevole a mangiare la verdura, però tante volte a dirgli amore ma guarda questa è la pasta di drago, ma insomma ne so qualcosa, anche mia figlia ha il solito problema, le verdure quando vede verde. Quando vede verde è un problema, quindi l'unica invenzione che si può ottenere, a parte nascondere le verdure, che ne so, negli hamburger, oppure creare questi piatti molto simpatici, molto colorati come gli gnudi e farli passare appunto come pasta. Esatto. E io la chiamo la pasta del drago. Esatto. Perché è verde e allora in qualche caso riesco. Non sempre però, insomma può essere un modo divertente se poi ci mettete anche un po' di pomodoro così per i bambini in semplicità. Intanto tu nell'impasto hai aggiunto... Ho aggiunto un albume per aiutare insomma all'impasto a restare insieme, anche perché questo ricordiamo è solo il ripieno del raviolo, in pratica sarebbe l'ognudo. Sì, l'ognudo si chiama proprio così perché il ripieno viene messo a nudo, ovvero non c'è la pasta, c'è soltanto il ripieno, che però deve avere una sua particolare compostezza perché una volta in cottura ovviamente nella... ora tu li fai in padella o li fai in sale? Allora, io adesso una volta fatto l'impasto le faccio riposare per più o meno basta anche un'ora e mezzo dentro la farina. Adesso facciamo le palline. Che belline le palline, posso farla una anch'io? Certo. Ti sembra di avere la tua bambina in cucina oppure no? Giusto per dire, via, lasciamo stare, via, su. Allora facciamo una che base. Che disastro in cucina io. Una base di farina, mi vuoi dare una mano allora? Sì vuoi caro, fare te? Vieni Luigi. Allora, qua c'è la farina, se ti vuoi infarinare leggermente sì, le mani. Sì, mi voglio infarinare. Vado? Sì. Bellino. Poi prendiamo l'impasto. Giù, fatto il bagno nella farina, ma va bene così. Impasto e poi pallina. E mettiamo la pallina.
Ora faccio un ognuno. Allora ti lascio. Come dire, geneticamente modificato, no scherzo. Eccolo qui. Ho fatto una pallina. Ne faccio altre due o tre per far vedere? Sì, io comunque le ho già preparate perché. Lo so, chiaro, ma io ormai ho preso gusto, che ci volete fare? Allora, una geneticamente modificata e una nana. È chiaro, la precisione non è il mio forte. Hashtag non si dice sapevatelo. Allora, continuiamo. Che disperazione. Ti immagini avere un assistente per me così? Cambieresti lavoro? È tutto perché chiacchiero troppo e distrago tutti. Ma poi perché? Ecco, ho fatto le palline. Ora sono contenta. Mi sono anche sporcata tutte le mani. Che ci volete fare? 5 anni in cucina io, 5. Allora, cosa sta... Noi, come avete visto, anzi noi, che noi, questo plurale a maestatis non mi si compà. Il caro Luigi ha già preparato, per esigenze di scena, come dicono in teatro, di già ovviamente l'ognudo pronto per la cottura, chiaramente. Cioè l'ha fatto riposare in farina per un'ora. Esatto, vanno coperti. A temperatura ambient. No, in frigorifero. Visto. Era una domanda a trabocchetto per sapere se era preparato. In frigo. Per un'ora, aiuto, a riposare in... come si dice? In... Sotto la farina. Bravo. Allora, mi sa che mi sto inceppando. Allora vado a farmi un caffè, mentre tanto ti continui a descrivere il piatto, eh? Vado a farmi un bel caffè. Ecco qua. No, perché... Questa storia a quest'ora, dopo tutto questo parlare, poi ho bisogno di integrare un po' di energia. Che cosa stai facendo intanto? Descrivi. Sì, allora, io nel frattempo aspetto che le vongole si aprano e mi preparo il pesto di mandorle. Il pesto di mandorle. Intanto sul cronometro abbiamo 10 minuti e 20 secondi per finire. Perfetto. Mi chiamavano anche Ansiolitic. Come si fa il pesto di mandorle? Spiegacelo. Allora, io ho preso delle lamelle di mandorle e l'ho tostate leggermente in forno per dargli un pochino più di personalità, insomma. Certo. Poi le metto dentro un bicchiere, aggiungo del parmigiano, il mezzo spicchio di aglio che ho preso prima per aprire le vongole. Ma guarda, ora scusate, ora io non vorrei essere, no? Non vorrei sparare sulla Croce Rossa, in questo caso sono io. Ma guardate questo, scusami, vabbè che precisione ha fatto con la pallina. No, mi dovete spiegare perché a me la pallina così precisa non mi viene, manco se ci sto 3 ore. Se va d'accordo con la nostra autrice, con la Diletta. Mi vedo molto, la Diletta è una precisa, sarebbe una dura lotta, farebbe un ognudo anche lei perfetto, quasi da Leonardo da Vinci, ma insomma andiamo avanti. Cosa stai facendo te? Allora adesso... Io lo faccio confondere, povero ragazzo, non ne può più di tutte queste chiacchiere. Adesso? Ho preparato la base per il pesto. Buono, che io assaggio. Certo. Vai. Ok. E vado a frullare. Oh, attenzione, ti stavo schizzando. Vai, aspetta, va lontano. Attenzione, zona pericolosa. Che invenzione anche il frullino, come lo chiamo io. Quanti problemi ci risolve. E qui fai il tuo pesto, no? Pesto cosa ci hai messo? Mandorle? Mandorle tostate, parmigiano. Vai. Parmigiano, sale. E un filo d'olio a montare il pesto. Ovvio. Léger sans faire. Faites votre gioco. Fate il vostro gioco. Ora mi pare di essere in un casino, ma siamo in cucina. No ragazzi, io a quest'ora... Allora vado ad aggiungere... Quanti anni ha la tua bambina? 5 anni. Salutiamola, come si chiama? Maddalena. Ciao Maddalena, che bel nome. Ciao Maddalena, sto facendo impazzire il babbo, tranquillo, poi torna a casa e non ne può più. Bannerà RTV 38 dopo essere stato in cucina con me dal televisore, vero o no? Vai. Ah, sì, ha detto pure di oh ragazzi, allora basta. Allora aggiungo delle foglie. Prendo e me ne vado. Di prezzemolo. Sì.
il prezzemolo. Io sento degli odorini di già, anche se non è cotto nulla, strepitosi. Mi devono inventare il diffusore di aromi e di profumi che mi passa attraverso la telecamera, così che anche a casa possono sentire l'aroma, perché la cucina è un'esperienza, come ho detto prima, è un'arte sopraffina che io non so assolutamente eseguire, ma altri invece sì. E anche voi potete mettervi in gioco. Ne approfitto, mentre lui sta amalgamando il suo pesto di mandorle, per ricordarvi che se anche voi volete essere protagonisti della cucina di Tada, lo potete fare. Siete uno chef o una chef professionista, oppure siete semplicemente uno chef amatoriale. In ogni caso, noi siamo pronti ad aprirvi le porte della nostra cucina, il nostro frigo, la nostra credenza, ad accendere i fornelli. Come ci potete contattare per preparare proprio qui nello studio la vostra ricetta del cuore? Beh, è facilissimo, ci sono tanti modi. Il primo attraverso una mail a redazione@rtv38.com, oppure sulla nostra pagina Facebook da RTV38 o RTV38 Official, oppure come vi pare, con un messaggio WhatsApp, un messaggio video o un messaggio normale al 331 430 3200, oppure anche telefonandoci direttamente allo 055 91 38 11. Noi siamo pronti naturalmente ad accogliervi nella cucina di Tada e io sono pronta ad assaggiare tutte le vostre prelibatezze. Questo è il mio ruolo, difficile la vita da conduttrice di Tada, difficilissima, specialmente negli ultimi 20 minuti. Insomma. Allora, leviamo le vongole aperte, che dopo dobbiamo mettere gli gnudi a insaporire. Bella questa commissione, no? Perché quando pensi agli gnudi pensi tendenzialmente a un condimento che ha a che fare con la carne o comunque con la verdura, con del pomodoro. Invece te, guarda, mi hai buttato lo gnudo proprio, ta! Lo gnudo mare, sullo vongola. Scoglio, con la vongola. Mamma mia, solo la vongola. E la bottarga. Non lo so io, scusate ragazzi, scusate se poco. Dopodiché? Allora, io adesso calerò gli gnudi. Che hanno tempi di cottura brevissimi, quindi a parte il fatto che devono stare un'ora a riposare in frigo sotto la farina, si cuociono velocemente, quindi vi potete anche avvantaggiare, prepararne magari qualcuno in più. Certamente. Vero? E all'occorrenza, fagadanghete, si mangia lo gnudo in tutta la sua beltà, in tutta la sua nudità, ecco. Bene. Bella questa idea del brunch all'Elvezia e Bristol, eh? Senti, sì. Ma fammi un excursus mentre qui cuociono gli gnudi, quindi è breve, stai tranquillo, su quelli che sono un po' i piatti di questo brunch, fino al 17 dicembre, quindi ogni domenica prenotate, fate qualcosa, perché insomma le prelibatezze sono tante. Che si mangia? Tipo, allora, il brunch, come dicevo prima, è l'unione praticamente fra una colazione e un pranzo. Praticamente all'Elvezia noi abbiamo ricreato un ambiente molto familiare, accogliente, che comunque una domenica, si può passare una domenica insieme alla famiglia, ai figlioli. Esatto, sì, è molto carino. Abbiamo varie tipologie, abbiamo gli affettati, abbiamo delle torte salate, abbiamo un angolo dove facciamo delle uova fatte espresse, quindi uova all'occhio di bue, il scramble eggs, oppure l'uovo alla benedettina. Insomma, è un po' di tutto, un po' di tutto. Salume, per non parlare poi dei dolci, eccellenze toscane, dolci d'ogni tipo, sì, la cheesecake, brownies, cookies al cioccolato, insomma, sì, abbiamo, sì, appunto, una fusione di gusti e di sapori. Ve l'ho detto, dimenticatevi a casa il conteggio delle calorie, tanto una volta alla settimana si può sgarrare, quindi tutti a fare il brunch all'Elvezia e Bristol a Firenze. Dunque, sì. Qui? Sono pronti da scolare? Sì. Stanno salendo, qualcosa ho imparato anch'io. Esatto. Bene, 3 minuti e 42, Ansiolytic è sempre qui con te. Sono io, ho questa ansia del cronometro. Però insomma, no, spostiamo. E lo fa, con un po' di acqua di cottura, Sì, così prendono un po' di sapore. Bene. Dopodiché? Allora, do una pulitina al piatto che si è sporcato con la farina. Bene, io intanto mi idrato. Un po', come si dice, alla casalinga, no? Dalla bottiglietta. Tanto fa figo, ora tutte le dive hanno la bottiglietta d'acqua e non usano il bicchiere. Quindi lo posso fare anch'io, vai. Che diva non so per niente, va bene così. Se lo fanno loro, sono autorizzata anch'io. Bene. Vedo pronto. Il pestino di mandorle è pronto, realizzato con parmigiano, vero?
parmigiano, mandorle. Mandorle, olio d'oliva. Olio d'oliva e un po' di prezzemolo. E via. Allora, qua abbiamo adagiato un po' il pesto. Ci prepariamo per la mise en place di Luigi D'Agostino. Prezzemolo. Prezzemolo. Queste sono mandorle, scagliette di mandorle. Buone. Ci siamo, ci siamo. Sta prendendo... vado a prendere le forchette, il momento che preferisco. La forchetta, la forchetta. Vai. Certo, la cucina è anche presentazione, eh. Cioè non è solo qualità e bontà del piatto, anche la presentazione ha il suo perché. Anche l'occhio vuole la sua parte. Esatto. Quindi il piatto è poi a 360 gradi una forma d'arte. E la bottarga? Adesso la mettiamo. Adesso dice stai calma. Ma dove vai? Allora mettiamo le vongole a giro. Guarda belline. Simpatico, eh. Allora, se uno ha un po' più di tempo, si può finire di sgusciare il restante delle vongole e versare sopra qui, gli gnudi. Certo. Ora noi facciamo vedere la mise en place più veloce per esigenze di tempo, il sughettino creato ovviamente dalle vongole e dall'acqua di cottura. Sì. Bene. E poi il tocco finale di bottarga. Con la bottarga. E via, perché ora io sono pronta, eh. Se lui prima ha scaldato il fornelli, io ho acceso la forchetta. Quindi? Andiamo a decorare ulteriormente con qualche germoglietto. Le foglioline di prezzemolo. E per chi piace, un po' di limone per... che... A me sopra il pesce il limone piace sempre, delle scorze di limone. Evviva! Che meraviglia, è bellissimo questo piatto, perché si è fatto con prodotti di stagione che rispettano dunque la stagionalità, perché c'è il cavolo nero, ma è fatto anche con le vongole che si trovano sempre, ma mi ricorda proprio forse per la presenza della bottarga e delle vongole anche un po' l'estate, e quindi in questo inverno che sta per iniziare va proprio al caso mio. E ora l'assaggio, smetto di chiacchierare, te lo giuro. Ti liberi di me in 5 secondi, voglio prendere anche la vongoletta. Ciao, ho rovinato tutta la tua opera d'arte, ma d'altronde da qualche parte devo cominciare. Buonissime. Buoni. Alla grandona. Grazie a Luigi D'Agostino, lo chef del Vezza e Bristol, mi raccomando a tutti al brunch fino al 17 dicembre. E adesso, con un colpo di tadà, linea all'informazione del telegiornale della Toscana, il TG38. Mi raccomando, che con tadà ci vediamo domani, tutti i giorni, con tadà, il vostro magazine. Non mancate, ciao, buon appetito a tutti. Ciao.